Vediamo se carne è ancora qui. Certo che è ancora qua. Perfetto, ciao. La pietra intagliata dove la troviamo? Cos'è la pietra intagliata? È il termine specifico per designare la pietra con cui sono fabbricati i costrutti sentinella. Ok. È un peccato distruggere il frutto del duro lavoro di un creatore. Ma di questi tempi va fatto. Già, la corruzione. L'unico posto in cui puoi trovare un costrutto sentinella è il Tempio Perduto. Buona fortuna. Va bene, almeno la prossima volta sappiamo già dove cercare. E rieccoci dove ci siamo lasciati la scorsa volta, dove abbiamo girato dall'altra parte. Allora, qua c'è un caccolone esplosivo. Questo vuol dire che dobbiamo farlo saltare. Perfetto. Ora si sale sul muro e vediamo come proseguiamo. Dobbiamo aprire il cancello, ovviamente, però... Boss fight? Ovviamente. Beh, perché dannarsi la vita quando hai proiettili quasi infiniti, effettivamente? Mi ero dimenticato di questo piccolo fattore in più. Pam 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 pam. Sai qual è il problema? Vieni qua, Dio, vieni qua, perfetto. Il problema è ricordarsi che le armi veloci hanno un raggio molto basso. Ok, l'abilità in volo non prende anche in basso, prende solo nelle direzioni. Ok, io come passo? Di qua non passo e quelli probabilmente servivano solo... C'è un nemico, l'ho visto. Servivano solo a far esplodere i nemici, probabilmente. Niente più, niente meno. Ok, va bene, proseguiamo. E il cancello... grazie, l'abbiamo lasciato chiuso. Va bene così, non importa. L'importante è essere riusciti a passare. Ah no, c'era una leva. Infatti stavo dicendo, come faccio a passare di nuovo nel caso? C'è la leva. Ecco fatto. Grazie a tutti. E ora si prosegue. E qua sopra c'è un mercante. Che sia Vulgrim? No, non credo. È un costrutto. Ciao, bocconcino di carne. Non ti avevo visto. Bocconcino di carne. Stavo per chiederti chi sei. O forse che cosa sei. Esatto. Comunque lì c'è un amuleto. E ho fame. Di bene. Cosa esattamente? Solo di pietre di prima qualità. Missione, portami le pietre e ti do i dindini. Ma ormai da secoli sono al di fuori della mia portata. Devo aspettare il mio padrone. Se nessuno mi aiuta, morirò di fame. Oh no, poverino. La tua gente si trova sull'orlo della distruzione e tu mi chiedi di portarti da mangiare. Se non è di troppo disturbo. Giustamente. Ecco, prendi. Attirerà la pietra verso di te, così potrai portarmela. Poi me la gusterò con grande piacere e ti ricompenserò. Va bene. La madonna, trova bocconcini di pietra mistici, potenza e resistenza. Ma tu sei impazzito. Pietresca. Le pietresche si attaccano a qualsiasi pietra da incantesimo colpita, attirando verso il suo proprietario. No, non ho capito. Cos'è la pietra da incantesimo? Boh, la scoprirò probabilmente quando ne vedrò una, immagino. Ah, è questa, la pietra esca, quindi ok, fa da solo, immagino. E come raggiungiamo questo amuleto? Bella domanda. Non ho idea di come raggiungere quell'amuleto. Probabilmente o c'è, non lo so, un potenziamento per il glide, come per morte o per guerra, oppure c'è un'abilità per il doppio salto. Non mi dispiacerebbe il doppio salto, effettivamente. Wey, un mostrone grosso. Ovviamente. Aiuto. Ovviamente la pistola contro questi qua grossi grossi non serve a una ciufola di cazzo. Ecco fatto. Dov'è? Eccolo qui. Dai, colpisci. Dai. Ok. C'è un modo in cui probabilmente, o comunque un tot di danni che questo
quanto può reggere. E abbiamo trovato delle lame da braccio selvagge. Belle le lame da braccio, ma che figata che sono. E qui c'è un'altra fortezza. Ah, direttamente al fiordo, ok. E il nostro obiettivo è qui. Però questa zona sembra grossa. Questa zona sembra un'altra zona, un altro dungeon bello grosso. A questo punto vorrei provare a prendere solo la cesta. Voglia, guarda quanto è grossa. C'è tutta la zona qui sommersa. E tra l'altro, guarda caso, abbiamo trovato un altro amuleto per Vulgrim. Anche là sopra ce n'è un altro. E ci sono due ceste addirittura. Se provo a salire da qua ce la faccio? Credo di no, perché ho bisogno... Aspetta, tra l'altro, vediamo se... No, 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 aspetta, forse riesco a liberarmi il passaggio. Perfetto, dovrei essere riuscito a liberarmi il passaggio. Comunque, rettifico, credo che ci voglia l'abilità di salto. No, ok, abbiamo tre ceste che non posso raggiungere per il momento. A meno che non si entri da qua. E in ogni caso quella là in fondo non posso aprirla. E un altro mostroide grosso. Vieni qui, le nostre falci sono aumentate di danno. E possiamo aumentare ancora la difesa, la resistenza, il colpo critico, la probabilità di esecuzione. E credo di aver appena capito come funziona il potenziamento di un'arma posseduta. La probabilità di esecuzione è una delle abilità che aveva un'arma che io ho praticamente fatto mangiare, e aveva la probabilità 10% circa. Se tu dai un'arma con una determinata abilità, c'è la possibilità che quando livella assorba direttamente quell'abilità. Quindi se noi gli mettessimo, che ne so, percentuale di danno critico, avrebbe danno critico. Io continuerei con la difesa, ti dirò. E comunque no, queste ceste per ora sono irraggiungibili. Ergo, proseguiamo da questa parte. Lì c'è un... Allora, io lo dico adesso, secondo me il potenziamento che prenderemo in questo dungeon sarà qualcosa o per il volo, o per il glide, o per il salto, perché ci sono già due amuleti che non posso prendere e due ceste che non posso raggiungere se non effettivamente saltando. Forma del mietitore. L'inarrestabile forma mietitore consente a morte di infliggere e sostenere quantità enorme di danni. Uccide i nemici con attacchi mietitore per raccogliere energie per la forma mietitore. Ok, e come l'attivo? Un punto abilità ottenuto. Ah, perché sono salito di livello. Ah, aspetta, fermi tutti. Aspetta, c'era una descrizione. Ora, quando uccidi i nemici con le falci morti, raccogli energia mietitore quando ho energia, non ho letto, L1 e R2, ovvero come facevamo con guerra per trasformarci, perfetto. Allora, detto sinceramente, io non credo che questa abilità sia utile. Mi sono ricreduto molto e credo che sia abbastanza inutile, quindi voglio puntare su questa qui. Voglio vedere com'è l'evocazione, voglio vedere come funziona l'abilità di evocazione di morte. Aumenta l'energia dei cadaveri, i danni inferti vengono restituiti a morte sotto forme di collera, questo sembra molto utile. I nemici di morte sono spinti ad attaccare i mangiacadaveri. Questo in realtà non sarebbe tanto utile secondo me, perché se io li evoco, i nemici attaccano me, da dietro i miei, diciamo, companion fanno così. Le iniziano ad attaccare e il nemico pensa a me invece. I mangiacadaveri evocati esplodono quando vengono uccisi o quando l'effetto dell'abilità termina. Ma anche questo qua del corvo sembra interessante. Questo non vedo l'ora di sbloccarlo. Perfetto, siamo arrivati, credo. Ma forse no. Forse no, forse siamo da un'altra parte. Però abbiamo trovato due ceste. Sia mai che le butto, no? Beh, niente di eccessivo. Credo che questo sia un punto di ritorno. Aspetta. No. Questo è una... Questo è un punto dove schiacciare. Qua è una zona su cui tornare, probabilmente. Va bene, allora andiamo dall'altra parte. Perfetto, siamo arrivati nella zona delle lacrime. Ripristina il fusto delle lacrime della montagna. E ci sono delle vespe. E io ho finito i proiettili, ovviamente. Però non mi importa, perché tanto una delle mie abilità mi permette
di essere veloce uguale. Bel posto. E la sciamana ha addirittura due statue. Era ovvio che la zona delle lacrime fosse implicitamente collegata a lei. Però non pensavo che addirittura avesse delle statue. Ecco fatto. Che tra l'altro ho la sensazione di aver già visto in un altro gioco un'ambientazione simile. Ho in mente Skyrim, un po' forse per le zone di pietra, un po' per l'architettura. Però non sono sicuro che il mio ricordo sia quello. Penso a un altro gioco, ma non ti so dire quale ora. Dove vai? Vieni qui. Ah, porca. Sti nemici non riesco più a tirarli su. Ho bisogno di un sasso. Dove lo trovo? Da questo lato? Probabilmente sì, visto che si sale. Quindi faremo cadere il sasso dall'alto e ce lo mettiamo lì nel buco. Ecco qua, fermo. Oh, calmo. Allora, qua c'è un caccolo. Ah, ecco dov'è. Allora, fermi tutti. Vediamo se esplode da solo? No, è quello che devo far saltare io. Ah, ok. Pensavo di averlo distrutto. Porca puttana, ho detto no, l'ho distrutto. Meno male. C'è per caso qualche cristallo che io devo far saltare in aria? No, non credo. Perfetto. Allora, prendiamoci questo. No, prendila. Non so con che magia tu riesca a tirarla indietro morte, però va bene uguale. E ecco qua. Passaggio aperto. Taradaradandan. Qua sarà tutta zona iper magica, sicuramente. Ah, quello è un costrutto. E beh, fa passare l'acqua lì. Secondo me c'è un'abilità per il salto. Ve lo dico, secondo me l'abilità è qualcosa che riguarda il salto. E la cesta dove... dove sarebbe? Perché qua sotto io non vedo niente. E qua si può risalire. Allora, fermi tutti. Niente, volevo provare a fare il furbo. Ah, ecco fatto. Ah, eccola lì la cesta. Mi sono lanciato per niente. Vediamo se ho cheatato un po' facendo sta cosa. Non credo. E abbiamo trovato un'altra pagina del diario dei morti. Perfetto, del libro dei morti. E beh, andiamo a vedere che cosa nasconde la cesta. La butto lì, soldi? Probabile? Un'arma? A dir tanto? Degli spallacci, credo. Esattamente, abbiamo trovato un cappuccio. È una sciarpa. È proprio un cappuccio. Allora, il mio corvo dice di andare di là. Però la mia mente dice prima esplora. Ad esempio, cadendo di sotto, dove finiamo? Cosa troviamo? E siamo arrivati dall'altra parte e abbiamo trovato un altro amuleto. Questo vuol dire che era inteso che io comunque o cadessi, perché il gioco sa che tu cadi, oppure cadendo si avanzava. E come salgo da qua? Ah no, c'era da questo lato, aspetta, fermo un attimo. Che tra l'altro, fermi, scendi di qua. Qui c'è un altro amuleto nascosto. Posso salire? Sì, posso salire saltando sul muro. Ecco fatto, grazie. E ora risaliamo di sopra. Questo vuol dire che in realtà è dall'altro lato che hai la possibilità di cadere e poi ritornare su. Quello è un nemico? Sì. E una pozione di cura. Grazie. Da questo lato c'è una cesta e si raggiunge salendo di sopra. E si sale di sopra salendo sul muro. Ecco fatto. Allora, dov'è la cesta? Eccola qua, scendi. Bravissimo. Soldi? Soldi e un'arma. Una falce brutta. Tutto ciò che trovo io do in pasto alla nuova arma posseduta.
Che tra l'altro, ora che ho scoperto sto meccanismo dei potenziamenti che si passano da un'arma all'altra, è probabile che, come avevo detto, non passi l'esperienza, perché ormai l'hai già data quell'arma, ma almeno i potenziamenti, quindi percentuale di critico, quelle cose lì, secondo me sì. A quel punto sì. Da questa parte passa l'acqua, e per ora di qua probabilmente non si passa. Sono sceso perché sono stupido. Non si passa finché non arriva l'acqua. Qui c'è un'altra cesta nascosta, ma che poi nascoste, tra virgolette, perché le vedi anche senza vederle, spassando vicino con la mappa. Per carità, meglio, perché così vuol dire più esplorazione, perché devi riuscire a trovare le cose che vedi. Ma non è che c'è chissà cosa. Aspetta, proviamo. Evocazione. Quanti ne hai evocati? 2, ok. Ok, non vedo grande danno per ora. E soprattutto durano veramente poco. Magari potenziati sono meglio. E dicevamo, serve l'acqua perché dall'altro lato, guarda un po', c'è una cesta. Prossimo livello, infliggo 9 di danni, sempre 2. Probabilmente magari al livello 3 me ne dai 3. Dunque, possiamo procedere o a destra o davanti. Io proverei prima ad andare da questo lato, nonostante il corvo mi stesse indicando quella porta, però mi fido del mio istinto, voglio provare da questa parte. Tanto lui, in realtà lui non dice un cazzo, è lì fermo, si siede dove vuole. Non serve a nulla, cioè, o meglio, non è che non serve a nulla. Lui in teoria ti direbbe in che modo consigliarti per andare. Sì, lo so che posso premere il cerchio per ucciderli. Il problema è che vanno così veloci che non hai proprio il tempo di prenderli. Guarda, tieni, evochiamoli. Ma uno è finito dentro il muro, ma ti prego. Ma dai. Questo gioco ha un serio problema con il clipping. Presi. Eccoli. Il problema di questo attacco... Quello è l'elmo, perfetto. Il problema che questo attacco ha... Perfetto. È il fatto che non fa danno per tutto il giro. Fa danno solo per la zona finale del giro. Adesso arriverà anche un nemico grosso. Quelli sono degli scarponcini. Vediamo cos'è il nemico grosso. Un ragnone? Sì. È un ragnone. È un masso di terra. Mi serve altra collera. Ovviamente ti serve collera. Aia. E guarda caso abbiamo appena trovato una pozione di collera. Troppo in basso per fargli gli attacchi volanti questo. Dai. Mi ha appena morso il braccio. Sì, mi morde il braccio lo stronzo. Ma che pezzo di merda, mi morde il braccio. Che schifo però. Mi ha fatto veramente schifo l'animazione di come si stesse sciogliendo. Hai capito? I nemici che riescono... Vabbè, alcuni era ovvio che non potevi counterarli, ma addirittura che ti morde il braccio se lo fai è tanta roba, eh. Quello cos'è? Un'altra arma posseduta? Sono lame da braccio possedute. Ma esistono anche... Io pensavo solo le falci esistessero possedute. Vabbè, aveva senso effettivamente che anche altre armi non lo fossero. Ma che fighe. Figata. Vediamo, aspetta il resto. Abbiamo trovato altri gambali, però fanno schifo. E abbiamo trovato l'elmo. Ok. Vediamo quanto mi dai. Pochissimo. Mi dà pochissimo. Com'è possibile? Vabbè, io la tengo. Vediamo quanto mi danno vendendola. Giusto curiosità.